Ciao a tutti, oggi prepareremo il risotto alle fragole. Il tempo di preparazione della ricetta è di 30 minuti circa. Gli ingredienti sono fragole fresche, scalogno, olio, riso di tipo carnaroli, vino rosso, dado vegetale bimbi, panna liquida bimbi, parmigiano grattugiato, sale e peperoncino. Diamo il via alla ricetta. Mettiamo nel boccale lo scalogno e lo facciamo tritare per 5 secondi a velocità 7. Torniamo sul fondo del boccale. Adesso versiamo l'olio. Chiudiamo con il coperchio il misurino e facciamo insaporire per 3 minuti a 100 gradi, velocità 3. Riuniamo sul fondo del boccale. Adesso aggiungiamo le fragole. E facciamo cuocere per 3 minuti a 100 gradi, antiorario, velocità 1. Adesso aggiungiamo il riso e lo facciamo tostare per 2 minuti a 100 gradi, antiorario, velocità 1, senza il misurino. Adesso aggiungiamo dal foro del coperchio il vino e lo facciamo sfumare per un minuto a 100 gradi, antiorario, velocità 1. Adesso versiamo l'acqua il sale il pepe il peperoncino il dado vegetale e un ingrediente che è facoltativo, un pizzico di noce moscata. A questo punto, molto importante per evitare che si attacchi sul fondo il riso, diamo una mescolata sino in fondo con la spatola. E facciamo cuocere, chiudiamo con il coperchio, stavolta anche il misurino, per il tempo indicato sulla confezione del riso, nel nostro caso 12 minuti, a 100 gradi, antiorario, velocità 1. Adesso versiamo la panna e
e il parmigiano. Mescoliamo con la spatola, sempre a fondo. E facciamo amalgamare per un minuto senza temperatura, antiorario, velocità 1. Il risotto è pronto, andiamo a impiattare. Risotto alle fragole. Grazie e alla prossima ricetta.